Ciao amici e buongiorno a tutti. Seguiamo quest'altro impasto collettivo eseguito insieme con il gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, che quasi tutti voi conoscete già, con l'amministratrice che è Rosa Di Fonso, che ci seguirà passo per passo. La ricetta è la ricetta di un pane casalingo. Andiamo a vedere come fare. Allora, alle 12 abbiamo rinfrescato la nostra pasta madre, trovate tutte le dosi all'inizio, eh? Se volete le fate doppie, io ho fatto soltanto queste dosi, quindi verrà una pagnottina piccola, un filoncino piccolo. E alle 15 abbiamo cominciato ad impastare, abbiamo sciolto prima la pasta madre con una parte dell'acqua, miscelato le farine, le ho aggiunte direttamente dentro la ciotola della planetaria. Ed ora metto l'acqua facendola assorbire piano piano. Faccio girare la planetaria per una quindicina di minuti per far incordare l'impasto. Ho messo il sale, come avete visto. Vi ricordo che sto seguendo le indicazioni che ci dà Rosa sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre. Ecco qua l'impasto, che è pronto. Come avete visto, io non ho messo né miele né malto, però la ricetta lo prevede. Cerchiamo di formare una palla, anche se è molto idratato, come vedete, e lo lasciamo riposare un'ora direttamente nella ciotola coperto. Passata l'ora, spolveriamo di semola il piano di lavoro e giriamo delicatamente l'impasto. Io sto seguendo il gruppo, sto seguendo il gruppo e faccio quello che sta facendo Rosa. Cerchiamo di fare delle pieghe in questo modo. Più avanti poi metterò anche qualche foto degli amici che stanno collaborando per questo tipo di pane. Ecco qua, le pieghe sono pronte, adesso lo arrotolo un pochino, lo faccio riposare ancora un'altra ora, lo copro con la ciotola. Ok, ed eccoci ancora dopo un'ora per il secondo giro di pieghe. L'impasto si presenta molto bene anche se è tanto idratato, rimane, vedete, un po' difficile da lavorare, però è molto bello. Scusatemi le unghie, però siamo a luglio, almeno per l'estate, permettetemele. E comunque non è smalto, quindi non rilascia niente, sono in ceramica. Ok, con i guanti poi non riuscirei proprio a lavorare. Allora, arrotoliamo un pochino, lo vegliamo, formiamo una palla. Ecco qua. E dopodiché mettiamo il nostro impasto in una ciotola. Ok, ci siamo. Bello, molto bello. Bene. Io ho fatto soltanto la dose normale, quindi verrà piccolino il pane, ma voi se volete raddoppiate la dose, così ne fate uno più grande. E adesso va messo in frigorifero per 2 giorni. Noi abbiamo iniziato il giovedì e lo tireremo fuori il sabato. Qui vedete alcuni impasti dei partecipanti, anche quello di Rosa, questo.
e quindi aspettiamo che cresca fino a sabato mattina, 2 giorni. Bene, calcolate che siamo nel mese di luglio, quindi le temperature sono altissime, anche stando fermo in frigo, magari qualcuno può crescere di più. Siamo arrivati a sabato mattina, tiriamo fuori il nostro impasto e lo facciamo acclimatare. Di seguito vedete gli impasti degli amici, vedete quante bolle ci sono. E una volta acclimatato andiamo a formare il filoncino. Bene, eccoci arrivati a sabato, dopo aver fatto acclimatare fuori dal frigo il mio impasto, spolvero il piano di lavoro e lo capovolgo. Lo allargo delicatamente, anche il mio ha qualche bolla, vedete? Devo confessare che io non ho messo la manitoba perché non la uso, non me la trovavo in casa e quindi è per questo che ci sono meno bolle, anche se 50 grammi di manitoba non è che cambiano molto le cose. Arrotolo in questo modo per formare un filone, un filoncino, è piccolino, è il mio molto piccolino. Al solito spolvero di farina il mio cestino, scusate, di semola, spolvero con la semola e lo adagio sopra. Io metto la chiusura sopra perché poi lo giro, lo ribalto dentro la teglia. Spolvero ancora di farina e adesso copro. E lascio lievitare, la ricetta dice 5 ore, ma siccome oggi la temperatura sfiora i 40 gradi, penso che ci vorrà molto di meno, 2-3 ore sarà pronto. Ok, ci vediamo dopo. Bene, una volta raddoppiato, potete infornare, così come leggete nelle descrizioni. Senza fare tagli, io ho fatto lo sbaglio di farli, così mi sono lasciata prendere dalla mano, la forza dell'abitudine. Ed ecco qua il nostro pane, è bellissimo, questo è quello di rosa, vedete quanti alveoli, molto bello. Anche il mio, devo dire, non è venuto male, eh. Molto, molto buono, è finito già, quindi era buonissimo. Trovate le foto delle amiche che hanno partecipato, ma non di tutte perché mi scuso anzi per questo, perché altrimenti il video sarebbe venuto troppo lungo. Ci siamo divertite, è venuto un ottimo pane, per questo ringraziamo Rosa per la sua disponibilità. Bene, ci vediamo al prossimo impasto collettivo. Ciao a tutti!